Un saluto a tutti, LC Passione Motori. Oggi siamo nel Quel di Firenze insieme al bravissimo e carissimo amico Gabriele che ci ospita. Quindi Gabriele, grazie per la disponibilità e per l'ospitalità. Premetto che l'ho conosciuto tramite il buon Francesco che conosciamo tutti e due, quindi salutiamo, ciao Franci. Vi faremo vedere qualche modello di Gabriele perché ne ha una casa piena, quindi è impossibile in una volta sola farvi vedere quanti modelli ha. È impressionante, veramente impressionante, mai conosciuto nessuno ai livelli di Gabriele. Che tra l'altro tengo a precisare, faremo 3-4 video oggi, quindi faremo vedere 3-4 modelli, ovviamente track da Tamiya e auto costruiti. E tengo a precisare che Gabriele è il presidente di un gruppo Track Tartor Model Toscana. Che tra siamo la magliettina qui, se siamo si vuoi fare un avvicinamento, guarda, siamo questo è il logo. Okay, all'incirca perfetto. Siamo una quarantina di persone, tutte della Toscana, da partire da Siena, da parte del mare di Viareggio, okay. E poi abbiamo qualche persona che viene anche da fuori Toscana, perché giustamente il nostro gruppo è, diciamo, aperto un po' a tutti. Diciamo. Quindi se qualcuno magari si vuole avvicinare al mondo track Tamiya, qui noi nelle box informazioni lasceremo qualche indicazione, oppure mi scrivete serenamente. Da un camion una cosa tira l'altra, certo, e poi certo, riempite certo, la casa anche voi, i garage pieni di... Allora, oggi vi faccio il primo modello che vi facciamo vedere, è una riproduzione di un Mercedes Giga Space scala 1:14, che è una riproduzione di un Mercedes dell'S lunga che adesso vi faremo vedere il carrello. La cosa fighissima è che per ogni modello che Gabriele ha, ovviamente queste persone si devono perché qui il discorso non è solamente giocare, ma è andare anche nelle fiere e agli eventi, giusto Gabriele? Certo. Quindi per portarseli viene creato la cassettina per ogni modello. In questa cassettina, che ancora non è terminata, qui ci viene inserito la radio, che in questo caso è una bellissima Futaba T8J, ma guardate che figata che è, perché si fa scorrere sui cuscinettini il compensato, credo sia una specie di compensato fino a un certo punto, e in questa maniera vieni pure, così si ha la possibilità di innanzitutto di non sciupare il modello quando lo portiamo in giro, e poi anche se uno lo vuole tenere in maniera statica si ha la possibilità di poterne ammirare la bellezza del design e la cura dei dettagli. E la cosa che ci tengo a precisare, io faccio modellismo da tanti anni ma non sono mai arrivato a questi livelli, faccio qualche on road, i camion veramente sono una cura maniaca, cioè c'è una cura maniacale veramente nella realizzazione del progetto, a livello di costruzione, perché è complesso quello, Gabriele. Sì, nel senso, non si può spaventare nessuno. Qui si parte da un modello in dove in una scatola c'è tutto, dalla piccola vite al pezzetto di plastica da verniciare, alle impianti elettriche da dover modificare. E la cosa bella è che nel libro di istruzioni, a fianco del pezzo che deve essere montato, c'è in scala 1:1 la vite che va messa. C'è la leggenda, pezzo. Non c'è pezzo da sbagliare, l'appoggi. Io lo chiamo a prova di stupido, scusate il termine, ma uno se sbaglia è perché non mette la vite al punto giusto. Dicevo, soprattutto anche a livello di design ed estetica, c'è veramente una cura maniacale, a partire dall'omino, il volante, l'interno, i particolari, veramente le colorazioni. C'è chi illumina l'interno, io specialmente illumino l'interno perché alle fiere più luce c'è, dentro la gente guarda, dice ma dentro me, allora ci aggiungo i LED per far vedere l'interno, l'omino che guida, il cruscotto illuminato. E a questo punto, Gabriele, se tu ci illumini un attimino, questo modello qui è un modello originale oppure c'è qualcosa di particolare? C'è qualcosa di particolare, perché come potete vedere queste barre d'acciaio inox, sia montate laterali che davanti, sono un optional, diciamo. E come i cerchi in lega, potete vedere, li montano di plastica, ma io li monto tutti cerchi in lega o il mozzo originale a seconda del mezzo che è. E invece a livello di elettronica o comunque meccanica, questo qui è un Tamiya innanzitutto, è un kit Tamiya, viene montato elettronica Tamiya, un MFC03 che è l'ultimo modello nato in casa Tamiya, che è il famoso kit suoni e luci. Prima c'era un kit MFC01, questo è l'evoluzione MFC03 che ha un po' più di LED e un po' più di uscite
in fase se uno vuole mettere dei LED in più. Invece a livello di motore, quindi di trazione, livello di motore di trazione è originale. Vanno benissimo quello che trovi in scatola. L'unica cosa che io consiglio, ora hanno cominciato a cambiare, prima mettevano un 27 tiri, perché è troppo lungo, anche se lui ha un cambio tre marce, prima, seconda, terza, secondo me quel motore di scatola è un po' lungo, se uno ne mette uno un po' più corto, si diventa ancora di più, sinceramente. Okay. La ralla l'ha fatta vedere che bellezza che è? Vieni, amore, spostati un capellino. La ralla, la ralla con la manina. Con l'aggancio e sgancio. Sì. E questo per esempio è un particolare che ha fatto capire. È un particolare che ho aggiunto io, che si vedono sopra, non vedi. Sì, quasi. E anche lo sgancio della cabina. Ecco, facciamo dello sgancio della cabina. Si tira sullo sgancio caso, purtroppo, della cabina e automaticamente. Ecco, si vede tutto il fastello MFC03. Allora, che è questa qui, la famosa MFC03, con tutti i filini, ovviamente, che ognuno corrisponderà ad una cosa che deve fare col modello. Sì, però filini in termini volgari, non è poi ancora un po' da ultimare, perché ho lasciato una fascetta, ma non vabbè, ok. Quello è... Allora, a questo punto, Gabriele, il buon Gabriele ci mette la batteria. E vi facciamo sentire qualche suono, qualche giratina mentre viaggia, che ne so, le trombe, le luci, non so cosa sì, c'è. Sì, quello. Due minuti, certo. Facciamo vedere un attimino come funziona il video, però non prima di non aver fatto vedere, si può portare in qua. Sì. Allora, questo invece è il famoso rimorchio frigorifero, che è attaccato alla riproduzione di un rimorchio frigo originale, attaccato al nostro buon Mercedes Giga Space. E anche qui c'è stato aggiunto le luci e fatto, diciamo, in particolare, vedo, c'è un particolare lo spinotto che va attaccato dietro alla cabina, diciamo, del Mercedes, per fare vedere quando le luci si accendano posteriormente. C'ha gli sportellini apribili, dietro sono con le sue manigline originali, si apre tutto e dentro è... Insomma, e dentro uno magari ci mette gli alimenti. Sì, quello. Poi magari ci si gioca un molettino, ci si arriva bancali, questa roba. Perché ci ripetiamo, quando ci sono le ferie, le dimostrazioni, c'è una specie di percorso, c'è un percorso proprio fatto, sì, tipo simulazione di città con le strade, con i vari ponti. E quindi si va a giocare con i nostri mezzi e si cerca di riprodurre una città in lavorazione. Si cerca di riprodurre quello vero in miniatura. Ci si cerca, dai. Ok, a questo punto niente, andiamo a metterci le batterie e vi facciamo vedere come funziona in action. Ok, allora abbiamo inserito le batterie all'interno ovviamente del track, del trattore. Dopodiché viene inserito, in questo caso, perché abbiamo questo tipo di rimorchio, un jack, non so, andrà a prendersi la corrente qua dentro. E adesso vi facciamo sentire l'accensione.
Allora, siamo giunti al termine del video, mi aveva fatto sentire un pochino alcune il movimento, come funziona l'audio e la bellezza della riproduzione, perché vederlo muovere è veramente emozionante, si muove perfettissimo, piano piano piano, è bellissimo. E niente, vi rinnovo se avete bisogno di contattare Gabriele, così se volete avvicinarvi a questa passione, a lui e al suo club, restate là perché vi faremo vedere altri gioielli di Gabriele in questa bellissima location. Un salutone, al prossimo video, LG Passione Motori, cliccate like, iscrivetevi al video. Ciao, ciao, ciao.